Dopo l'Oscar, una volta, un nostro carissimo amico, Pietro Notarianni, che era stato un po' l'artefice di tutto, perché la sceneggiatura di un nuovo cinema Paradiso a Franco Cristaldi la portò Pietro Notarianni. Aveva lavorato con Cristaldi per moltissimi anni, erano molto legati, avevano fatto molti film insieme e si volevano bene e si stimavano. Dopo l'Oscar, una volta Notarianni mi disse di essere stato a pranzo con Cristaldi, lo facevano spesso, andavano a pranzo da soli. Mi riferì a questa cosa. Franco mi ha detto che tutta la sua carriera, cioè che la sua, il suo lavoro, il suo prestigio è dovuto per metà a tutto quello che aveva fatto prima di Nuovo Cinema Paradiso e per metà a Cinema Paradiso. Bellissimo. Questa cosa mi riempì di un, mi sembrò eccessiva. Siccome stasera stiamo parlando solo di un nuovo cinema Paradiso, a me piacerebbe parlare anche dei tanti altri film che ha fatto Cristaldi, ma ne ha fatti tanti. Secondo me, quando lui disse che tutti gli altri film reggevano metà del suo successo e l'altra metà era solo, secondo me un calcolo sbagliato, forse l'unico calcolo sbagliato della sua vita, visto che i calcoli non li sbagliava mai, tabellina. Perché Cristaldi ha fatto molti film di Francesco Rosi, ha fatto film di Federico Fellini, ha fatto film di Visconti, ha fatto film di Monicelli, ha fatto film di Citto Maselli, ha fatto film di Louis Malle, ha fatto, e ne sto già dimenticando tantissimi, c'è Cristaldi con Germi, c'è Cristaldi un grandissimo produttore, non è solo il produttore di Nuovo Cinema Paradiso, ha fatto anche Nuovo Cinema Paradiso, ma ha fatto tanti film importantissimi, bellissimi, coraggiosissimi. Mi piace ricordarlo questo, perché ho paura che Cinema Paradiso poi finisca per essere ingombrante e mettere in ombra un aspetto importantissimo e determinante della sua vita di produttore. Ma ci sono tantissimi altri film, non ho dimenticato tanti questi film, ma ne hanno fatto qualche artista. Da quello che ho appreso frequentandolo durante quegli anni e da tutto quello che mi è stato detto, credo che lui abbia fatto tutti i suoi film sempre con la stessa passione, con la stessa determinazione, la stessa testardaggine che io ho conosciuto io mentre facevamo il nostro film insieme. Quindi insomma un produttore molto particolare, molto molto particolare e molto importante. A Pietro perché te la riferisse, così il prossimo film ti pagava la metà. Ah, sicuro. Sicuro. può essere. Nell'intervista di Fellini, il gerarca fascista, che non era previsto a livello dell'aneddoto. Aspettavo un attore che doveva arrivare da Napoli e non è arrivato, ha perso il treno, non è arrivato, e dunque il piano di lavorazione era pronto, ha guardato intorno, ha visto Notarianni, ha detto vai a vestirti, è tornato vestito da gerarca fascista, lui che era invece un comunista stesso. E alla fine il Fellini ha detto che fortuna che questo abbia perso il treno, sei molto bello.